cittadini siamo molto interessati anche al concetto di lavoro e non sussidi, ovvero quello che ci viene ereditato da Minsk, dagli ALR, e anche a quello che la cosiddetta teoria della moneta moderna chiama job guarantee, ovvero piani di lavoro garantito. Su questo lei, su questo argomento, cosa può dirci? Cosa può con la Quantum Economics, cosa può insegnarci? Io sarei d'accordo sul fatto che il lavoro sia il centro di ogni sistema economico, indubbiamente. Non necessariamente d'accordo sul fatto che si possa rilanciare un sistema economico in crisi attraverso l'intervento dello Stato in questo modo. Mi spiego, se si lavora, se c'è un'attività produttiva, questa attività produttiva crea reddito. Il reddito è il risultato di un'attività produttiva, non può essere il risultato di una creazione dal nulla, ex nihilo. Dunque le banche non possono creare il reddito, ma neppure lo Stato, nessuno. Sono i lavoratori di qualsiasi tipo, imprenditori, insomma, impiegati di seguito, che attraverso la loro attività lavorativa attribuiscono valore alla moneta, creano ricchezza. Dunque per rilanciare l'economia in Italia, per esempio, non sarebbe necessario rilanciare la produzione, ma questo a condizione che il sistema lo permetta. Non è questione di averne voglia, di avere la buona volontà, di lanciarsi, lo facciamo, produciamo, così risolviamo i problemi. No, bisogna risolvere la crisi, cioè bisogna capire come mai c'è questa crisi economica. È una crisi che colpisce il sistema economico nel suo insieme e che rende impossibile uscirne attraverso la semplice buona volontà. Questa va bene a livello individuale, cioè chi nella crisi, no, può soffrire nemmeno di altri, insomma, ma il problema vero è essere al servizio appunto dei cittadini, di tutti, cioè creare le premesse affinché il sistema possa, no, di nuovo svilupparsi. E oggi queste premesse non ci sono perché c'è questa enorme crisi economica. E gli economisti dovrebbero cercare di capire questo aspetto. C'è confusione riguardo, prendiamo semplicemente il problema della produzione. E si parla spesso di finanziamento della produzione. Si dice che le cose non funzionano perché mancano i soldi per finanziare la produzione. No? Cioè l'idea che lo Stato o le aziende o le banche debbano finanziare la produzione, cioè che occorra reddito per finanziare una produzione. Questa è una visione prettamente aziendale o microeconomica, ma se considerate il sistema economico nel suo insieme, questo non è vero. Vuol dire che è la produzione che si finanzia, non sono le banche a finanziare la produzione, non sono le aziende a finanziare la produzione, è la produzione stessa che si finanzia. Perché? Perché è l'attività produttiva che crea reddito. Il reddito è il risultato dell'attività produttiva, non ciò che permette l'attività produttiva. E il reddito creato dall'attività produttiva poi, no, viene prestato o investito e via di seguito. Ma se voi partite da zero, no? Immaginate di partire dalla tabula rasa, non avete assolutamente nulla. Sapete solo che le banche possono creare moneta, ma la moneta della quale parlavamo prima, cioè una moneta contabile, prettamente numerica, senza valore, perché altrimenti sostereste che le banche hanno questo potere soprannaturale di creare ricchezza dal nulla. È inconcepibile. Dunque, abbiamo le banche che però mettono a disposizione i numeri e basta. Avete le aziende possono produrre. Avete i lavoratori, insieme ai lavoratori. Come fate ad arrivare alla creazione della ricchezza? Cosa può portare ad avere reddito e ad avere ricchezza nel sistema? La produzione, unicamente la produzione, cioè dovete pagare, prendo l'esempio più semplice, sarebbe un argomento da approfondire, ma il pagamento dei salari. Il pagamento dei salari rappresenta un aspetto molto importante della teoria economica, perché a lungo gli economisti si sono posti il problema di sapere quanti fattori macroeconomici ci sono, quali sono quei fattori che possono creare ricchezza, creare reddito.
Il lavoro crea reddito e sono d'accordo tutti su questo, tutti gli economisti lo ammettono. Il capitale crea reddito, non tutti gli economisti sono d'accordo. La terra, c'è anche chi sostiene che questo sia un fattore della produzione. Ecco, in realtà l'unico vero fattore macroeconomico della produzione, l'unico possibile, logicamente concepibile, è il lavoro. E la teoria della moneta bancaria lo dimostra, cioè avete finalmente una vera dimostrazione del fatto che l'unico pagamento che può aver luogo partendo da una moneta che non vale nulla ancora, un non reddito, è il pagamento dei salari. Non potete acquistare macchinari, materie prime o pagare il capitale se non disponete di un reddito. Per pagare gli interessi dovete già avere un reddito. Per acquistare qualsiasi bene, materie prime o che so io, dovete avere un reddito. Per pagare i salari no. Perché? Perché il pagamento dei salari non è l'acquisto di nessuna merce. No? Marx aveva pensato che potesse esistere la merce forza lavoro, ma non esiste la merce forza lavoro, l'aveva inventata lui perché era l'unico sistema che gli permetteva di spiegare la formazione del plusvalore, ma poi si scontrava con il problema che non è mai stato risolto da nessun economista marxiano della realizzazione monetaria del plusvalore. Dunque non è la strada giusta. Non esiste una merce chiamata forza lavoro, esiste il lavoro e basta. E quando si pagano i salari non si compra il lavoro, non si spende un reddito per comprare i salari, ma il pagamento dei salari porta alla nascita di un reddito. Dunque sono i lavoratori stessi all'origine della ricchezza e il lavoro crea reddito e basta. Dunque è la produzione stessa, no? Che in un certo senso si autofinanzia. E questo deve essere il punto di partenza dell'analisi. Ma non è sufficiente, ovviamente, perché allora potreste dirmi, bene, allora, se è così, l'ideale è che lo Stato intervenga, no? Facendo lavorare chiunque a fare qualsiasi cosa, basta che lavorino, perché lavorando producono ricchezza, e il reddito necessario l'abbiamo e siamo a posto. Non è sufficiente perché in realtà questa produzione poi deve essere venduta. Dunque il reddito che nasce dalla produzione serve ad acquistare questa produzione. Se la produzione non interessa a nessuno, le aziende che producono questi beni poi chiudono, hanno dei problemi, non riescono a smerciare e così via. Dunque la soluzione non è così semplice, non basta dire visto che il lavoro crea reddito, lavoriamo e risolviamo tutto. Il lavoro crea reddito, ma il tutto all'interno di un sistema fondato sulle transazioni monetarie, fondato sulla moneta bancaria, fondato sulla formazione del capitale. Se non avessimo capitale, i problemi probabilmente non esisterebbero, ma abbiamo capitale. Le nostre economie monetarie sono economie avanzate perché dispongono di un capitale, di un capitale fisso in particolare. Ora il capitale nasce con la nascita delle banche. In assenza di banche non è possibile avere capitale, avere un capitale fisso e finanziario, perché ci sono sempre i due aspetti, c'è sempre l'aspetto monetario e l'aspetto reale, dovete avere entrambi. Ecco, la formazione del capitale è un problema grossissimo, no? Ed è quello che crea oggi le difficoltà che conosciamo, l'inflazione, la deflazione, perché altrimenti non sarebbe possibile spiegarle. Esempio di nuovo molto semplice. Immaginate di produrre dei beni, qualsiasi bene, distribuendo salari per 100. La distribuzione dei salari 100 crea un reddito di 100. Il reddito misura la domanda, perché l'unica misura scientifica della domanda è data dal reddito disponibile e non da quello che la gente vorrebbe o non vorrebbe fare con i soldi che ha. Questa è microeconomia, non ci interessa. In ambito macroeconomico, scientifico, l'unica definizione possibile
della domanda macroeconomica è reddito disponibile. La montata del reddito disponibile è, definisce la domanda globale. Dunque abbiamo prodotto, supponiamo complessivamente, per 100, perché salari 100. Abbiamo un prodotto che vale 100, perché il valore della produzione è misurato partendo dai salari. Salari che definiscono il reddito disponibile, che è la domanda. Dunque avete un'offerta di 100 e una domanda di 100. Dove è l'inflazione? Come può nascere l'inflazione? Eppure sappiamo che l'inflazione c'è. Come può esserci deflazione, cioè la patologia opposta? Cioè, com'è possibile che il reddito disponibile sia insufficiente per l'acquisto di tutta la produzione? E questa è la deflazione, non quello che sostengono molti economisti quando ingenuamente dicono l'inflazione è l'aumento dei prezzi e l'inflazione è la diminuzione dei prezzi. Ma una teoria di questo tipo è una teoria ridicola. No? L'economia spesso viene ridotta alla legge della domanda e dell'offerta. Scusatemi, è poco serio, insomma. Se la vera grande legge dell'economia fosse quella della domanda e dell'offerta, si insegnerebbe economia all'asilo, diciamo agli elementari, finta lì. Poi, no. C'è molto di più. E spiegare la possibilità dell'inflazione e della deflazione è un compito degli economisti, no, è un compito fondamentale. Schmitt lo fa, gli altri, per quanto ne sappia io, non tanto. E lì l'analisi diventa difficile, perché per capire come sia possibile che ci siano queste patologie bisogna approfondire il processo di accumulazione del capitale, di formazione del profitto per iniziare, poi di investimento del profitto con la formazione del capitale fisso, l'ammortamento del capitale fisso, e qua la teoria diventa difficile ovviamente, però bisogna passare da lì, insomma. Ma le premesse sono semplici, molto semplici. Non c'è spazio per fenomeni miracolosi, non c'è spazio per un intervento demiurgico da parte delle banche o dello Stato e così via. Dunque è un'analisi diversa, come avete capito, che è molto bene.